Fra Brasile e Italia penso che non sono tanto diversi, però in Germania c'è stato lo freddo. Una cultura totalmente diversa da noi, da Brasile e d'Italia. Ho vinto a Champions, ho vinto il Mundial del Club, ho vinto lo Scudetto, ho vinto la Coppa di Germania. Ho potuto giocare due temporate, la prima ho fatto 12 gol, la seconda anche 12 gol e potevo giocare con grandissimi calciatori come Francesco, Di Biagio, Del Vecchio, Di Francesco. No, non aspettavo, io aspettavo Di Biagio, no? Tomasi come dirigente. Però Di Francesco non aspettavo a venire come allenatore. Quella festa che hanno fatto per Francesco è stato un piacere da vedere, no? Anche perché lui ha portato tutto per la Roma, ha fatto di tutto per rimanere a Roma e quello è un esempio di un romanista, no? Sì, è un peccato non c'è stata Italia. Nel 2006, quando in quello mondiale nessuno potrebbe accreditare che l'Italia potesse vincere quello mondiale e ha vinto. Io se c'è stata l'Italia in quest'anno in mondiale, per me è uno dei favoriti. È un peccato no, la Roma non ci sta in gamba, è uscito dalla Coppa, però fino adesso rimane in ottavi di finale in La Champions. C'è stata una possibilità che loro possano passare. Zema è stato un grandissimo. Io ho trovato Zema 2 anni fa a Monaco, abbiamo visto una partita di Bundesliga insieme e è stato un piacere lavorare con lui. Juve e Napoli sono squadre che possono vincere lo scudetto. Le altre penso che lutteranno per qualificare sulla Champions e sulla UEFA. Io penso che lui è arrivato a Monaco e potrebbe tenere un po' di pazienza e rimanere a giocare e tenere avuto il suo spazio in quella squadra. Guarda che lui è venuto a Juve per prestito e adesso penso che è difficile lui tornare lì, anche perché lui ha fatto di tutto per uscire dal Bayern. Dopo il Bayern c'è stato il Schalke che faceva tempi che non faceva bene, in queste ultime partite hanno fatto benissimo. Dopo tantissimi tempi arriva Leverkusen anche con una forza troppo grande, Borussia, Leipzig. Penso che dietro ci sta un campionato durissimo, durissimo, e credo che questo rimane fino alla fine. Guarda che qui in Italia sono stati quei gol di Juve che Totti ha fatto l'assist per me e credo che quello gol è stato in tutti i cuori di tutti i romanisti.